Carrelli della spesa più vuoti, ma conti più salati. In Belgio, come in tutta Europa, l'aumento dell'inflazione spinge i consumatori a pensarci due volte prima di acquistare. Per Letizia Dos Santos, madre di due figli, questi giorni sono all'insegna del risparmio per far quadrare i conti. Soprattutto con due bambini molto piccoli ci sono costi per i pannolini, il latte in polvere, abbiamo molte spese. Quando vado al supermercato cerco sempre le promozioni, gli sconti, prendo sempre le cose in promozione, soprattutto la carne. Credo che i prezzi di frutta e verdura poi siano aumentati. Con l'inflazione, i prezzi di carne, pane e verdure stanno aumentando. Per i consumatori una semplice visita al supermercato sta diventando quasi una caccia al tesoro per trovare le promozioni come questa, dove la seconda lattuga comperata oggi costa quasi la metà del prezzo. È improbabile che le cose cambino presto. L'inflazione ha un impatto su scala europea sui bilanci delle famiglie, che devono anche far fronte all'aumento delle bollette energetiche. Le organizzazioni dei consumatori parlano di problema strutturale e chiedono ai governi di agire. L'inflazione che vediamo attualmente non è direttamente collegata alla guerra in Ucraina. La sentiamo già dall'anno scorso. In realtà era legata alla ripresa economica post-Covid-19 e agli aumenti dei prezzi dei prodotti agricoli, come ad esempio i fertilizzanti, legati anche all'aumento dei prezzi dell'energia. È anche dovuta all'aumento dei prezzi del cibo per animali che importiamo per gli allevamenti intensivi. Non è un problema di mancanza di offerta e forniture, è un problema strutturale che è destinato a durare. A giugno l'inflazione in Belgio ha sfiorato il 10% dopo aver raggiunto a maggio il livello più alto degli ultimi 40 anni. La Banca Nazionale prevede che il potere d'acquisto non aumenti in modo significativo prima del 2023. Per diverse famiglie questo significa stringere ulteriormente la cinghia, ma fino a che punto, prima che muoiano di fame?